più profumata, l'ho sentita quando l'hai versata. Faceva tanto rumore, camminando tra i miei capelli, perché tanto di notte, quando tutto dorme, tutto ti appartiene. Di mare, le
palle di un toro, le zampe di un pollo, la cresta di un gallo, la luce lunare. Fumo e bevo, bevo e fumo, per sedare il dolore che mi assale. Per amare la realtà. E queste erano le canne in finestra di Franco Fosca. E noi siamo qui alle 18.38 e siamo con gli Amnesia. Sono 3 di 6. E intanto presentiamo loro. Intanto cominciamo dai presenti. Cominciamo l'appello. Allora, Giorgia Pantaleone. Presente. Alla voce c'è. Poi c'è Alessio, Mr. Benz Urbano. Ciao a tutti. E sta alle chitarre. Mi sa che non ti hanno sentito. Devi mettere un po'. Ciao a tutti. Ok. Se ti hanno sentito, molto hanno sentito. Poi c'è Eugenio. Che stava chiamando. Eugenio Crickets Grilli. Buonasera a tutti. Alla batteria. Eccoci. Perfetto, qua non ci sono gli strumenti, però sono qui. Ah, e presentiamo anche gli altri membri, che sono Francesco Docca al basso, Matteo Helbo al piana, alla chitarra, e Silvia Noren a tastiere più effetti. Ho detto bene, ho detto tutti. Questo è l'appello di ultimi mesi e non siete pochi. No, siamo in 6. 6 persone. Quando vi muovete, come vi muovete? Prendere tipo piuttosto difficile, sì, effettivamente. Ah, ok. Però... più che altro tutti strumenti, dove ci troviamo? Tutti sì, in sì, macchina, sì. Tutti in una monovolume, immagino. Più che altro progettiamo di comprare uno di quei camion della Volkswagen. Tipo, ci stavo pensando. Hanno venduto poco tempo fa quello di Genis. Ah sì? Ah, potevate cogliere l'attimo. Comunque, partiamo subito da voi. Avete presentato il primo singolo, che è World of Chaos, che noi ascolteremo tra poco. Non adesso, sì. La chiamo la regia. E intanto però parliamo degli Amnesia, che sono un gruppo nuovo, però già presente da quasi un anno ormai. Sì, ormai è quasi un anno che componiamo, facciamo musica. E l'idea nasce dall'unione del chitarrista Alessio e mia, appunto, perché... eravamo insieme, frequentavamo la stessa scuola di musica e infatti salutiamo Francesca e Simone dei Domino. Sono stati anche i nostri ospiti e sono vostri insegnanti. Li salutiamo, un bacione. È la new generation questa, già siamo alla generazione dopo. E appunto abbiamo deciso di unirci e di creare questo gruppo per poter esprimere le nostre idee, per poter... appunto creare qualcosa di nuovo, qualcosa di personale, per... anche esprimere le nostre idee riguardo la società, riguardo anche noi stessi. E grazie alla musica questo appunto è possibile. Mi stava dicendo prima che infatti voi venite da genere un po', ognuno era per la sua strada, ognuno vagava per la sua campagna, che ridiciamoli anche qui in onda quali... Sì, personalmente parto dal pop, ma ho colto questa occasione perché comunque sono interessata al genere. E diciamo che è stata un'esperienza emozionante e formativa, perché mi sono cimentata in un genere che, pur non essendo mio, ho cercato di fare mio. E diciamo che i risultati cominciano a vedersi. Da quello si vede anche la versatilità di un musicista. Invece passiamo ai strumenti, voi che suonavate prima? Io ho iniziato principalmente... Alessio. Ho iniziato principalmente con il blues, poi piano piano sono passato a, diciamo, un po' tutti i generi per cimentarmi e per fare nuove esperienze anche in campo musicale. Eugenio, eccolo. Per quanto mi riguarda, e questo è un discorso che posso fare bene o male anche con quanto riguarda anche l'altro ragazzo Matteo, il chitarrista, e per il bassista Francesco, veniamo da un ambiente che riguarda un po' il punk, un po' quel rock sporco che ci affascinava sempre quando eravamo più piccoli. Infatti anche noi tre veniamo da una scuola di musica, dalla stessa scuola di musica, insomma. E poi piano piano ci siamo, tra virgolette, evoluti, ecco, abbiamo cominciato a specializzarci in tutti i generi musicali. E però poi ci siamo ritrovati tutti quanti quando abbiamo cominciato a suonare insieme in questo genere un po' particolare qui, ecco.
Beh, una cosa però comunque mi ha curioso. Vedi, io sì dalla stessa scuola, ma anche no, gli no, altri no. Allora, Alessio e Giorgia da una scuola di musica. Veniamo da due zone di Roma completamente differenti. E poi invece io, il Matteo e Francesco invece veniamo da dalla un'altra scuola di musica qui a Centocelle. Ah, ok, quindi comunque sì, sì, sì. Però comunque stavo dicendo, tutti dalla stessa scuola. Una infatti produzione però. Io chiedevo i diretti se ero nella scuola di musica. Comunque io direi adesso di ascoltare World of Chaos degli Amnesia, in modo che poi ne parliamo bene nel dettaglio e ci spiegate tutto quanto. A tra poco.